Amiche e amici di Como TV, benvenuti all'Alpenstadio di Kapfenberg. Angelo Taglieri pronto a raccontarvi le emozioni di Como Al Hilal. Ovviamente curiosità nel vedere Luca Mazzitelli lì in mezzo al campo, il penultimo starting 11 dell'Al Hilal con Bono tra i pali, poi Abdulhamid Al-Matico, ed eccolo Mitrovic. Inizia la partita, inizia la sfida tra Como e Al Hilal. Primo pallone per Abdulhamid. Parte Verdi, alto il tentativo, mancino di Simone Verdi. Seconda stagione al Como per l'ex Salernitana, Bologna, un avversario. Milinkovic-Savic vede la porta, poi va con l'imbucata, perfetta, Pepe Reina, non si fa sorprendere, così non è secondo la terna arbitrale. Qua, passaggio di Milinkovic-Kerrigan, si fa sorprendere. Come che va a impostare, buona girata di Simone Verdi. Mazzitelli di prima da Gabrielloni, attacca al 9, c'è Gioacchini dall'altra parte. Gabrielloni col sinistro a un passo dal gol del vantaggio il Como con il suo capitano Alessandro Gabrielloni. Buon lavoro qui di Simone Verdi, spalla alla porta, gran palla di Mazzitelli. Gabrielloni va da solo, la corsa di Salem Oldoazari che può andare a puntare, sterzata, Salem Oldoazari vuole andare sul secondo palo dove c'è Alcatani, controlla col suo mancino, Alcatani col destro, c'era comunque Pepe Reina, buona trama offensiva qui della Lilal, prima a sinistra, poi a destra, alto tentativo del numero 15, Aldazari prova a prendere velocità, Milinkovic-Savic, palla sulla destra per Abdulhamid che la mette dentro, Aldazari mette paura a Pepe Reina. Ci ha provato il capitano della Lilal, Salem Oldoazari. Trattenuto, ma arriva il duplice fischio del direttore di gara. Finisce qui il primo tempo tra Como e Al Hilal, 0-0, tante occasioni. Dalle parti di Kovacic che arma il destro, Verdi con sinistro, non impatta bene. Altra bella azione del Como, orchestrata da Fabio Rispoli. Kovacic a inseguire il serbo, ancora Mitrovic morbido con il destro, dall'altra parte Milinkovic chiude il triangolo e arriva il gol di Mitrovic. L'asse serbo funziona 1-0 al Hilal con Mitrovic. Per la prima volta si fanno vedere il centravanti e trequartista, di fatto duettano. Vanno a trovare il gol, preciso colpo in testa di Mitrovic. Protestano i giocatori del Como per una presunta posizione irregolare del bomber dell'Al Hilal a inizio azione quando va a controllare il primo pallone. Palla buona per D'Acugna, in verticale da Belotti. Il gallo Belotti a tu per tu con Bono. Belotti si fa ipnotizzare da Bono. Grande azione del Como che però non riesce a concretizzare. Dall'altra parte si fa vedere Al Hilal con il destro che non va a buon fine di Salem Oldoazari. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, 1-0 per l'Al Hilal contro il Como. Questo campo sotto il sole austriaco all'Alpenstadion finisce 1-0 per l'Al Hilal, gol decisivo di testa.